Buongiorno a tutti quanti. Oggi proviamo il Rocknet Elite. Anche l'altra volta l'ho chiamato Elite, invece era il Sailor regolabile. Oggi invece proviamo versione 2023 Rocknet Elite. Manico, se non erro, cavo. Quindi rasoiaccio veramente di altissimo livello, armato di Gillette Nacet. Provo un rasoio nuovo con un set nuovo che ha importato Vanity Stock dalla Grecia. Io fatalità l'avevo già acquistato dal produttore. Eccolo qua. The Grooming Cult, ok? Dalla Grecia. Prodotto che ha un inci chilometrico, dopo lo vedrete sul sito di Vanity Stock. Allora, ne approfitto sia perché ho il codice, ho il link, quindi se vi fa piacere dare un sostegno al canale, lo comprate dal link, in più avete il 15% di sconto su tutto lo store con il codice, deve essere passione rasatura 15. Vediamo però se il marchio merita, perché lo devo ancora provare, cioè fatalità, mi è arrivato e lo devo ancora provare. Quindi vediamo come lavora. Come ciuffo Boti NC3 con il manico del buon Enrico Montesini. Purtroppo vengo da una rasatura fatta un paio di giorni fa che non è stata propriamente meravigliosa. Quindi vediamo un attimino se mi si riapre, perché qua c'ho un bozzolino che ogni volta che ci passo col rasoio si apre, non so neanche cos'è, però calcoliamo le rasature nel suo complesso, vediamo come va, anche perché il rasoietto, avendo provato il paparino regolabile, non scherza mica. Allora, andiamo a mettere in ammollo il sapone un attimino. Tra poco arrivano le ciotole di passione rasatura, guardate che spettacolo, verniciatura grezza che tiene il montaggio all'interno, verniciatura fuori lucida, aerografato tutto a mano. Uno spettacolo, si tiene che è una meraviglia, questo sarà un gran bel colpo. E entro un paio di settimane arriverà anche il set di Westman Renaissance. E allora ragazzi, profumazione, c'è chi ha già provato l'altro, perché ci sono due saponi, ok, c'è questo, il Barbershop, e ce n'è un altro. L'altro ho detto che ha una profumazione abbastanza leggera. Questo, vi dico, c'è una profumazione veramente spinta. Di cosa sa questo barbershop? Non è il solito barbershop dolciastro, è un barbershop che richiama delle note verdi, agrumate, molto molto spinte. Cioè, come se fosse un eau de parfum della Colonia 4711, per farci capire. Cioè, proprio è un agrumato spintissimo con note verdi. Io non vado matto per gli agrumati, però devo dire che bello sparato così, cioè è quella profumazione che usi tutto quanto l'estate, ma che se anche d'inverno ti viene voglia di usarlo, è bella, bella imponente, cioè veramente veramente interessante. In questo caso parliamo di un sapone vegetale. Ho parlato col produttore e mi ha detto che probabilmente farà anche una versione tallovata, quindi staremo a vedere. Staremo a vedere. Ero proprio curioso di provarlo. Lo dovevo già provare la settimana prossima, però mi sono arrivati i set nuovi di Bruno, ho detto almeno su un set diamo la priorità
al Made in Italy, anche perché ero veramente curioso, anche se avevo fatto le prove, ero molto curioso di vedere il risultato finale sul mio viso. E devo dire che sono stato veramente piacevolmente colpito. Il montaggio, una meraviglia, si vede distante 1 chilometro come va giù in profondità, che non si stacca neanche dalle labbra se non premo col dito. Profumazione buonissima, veramente buona, non so la sua persistenza perché quello lo si proverà durante la serata, però profumazione veramente bella, imponente. Andiamo. Allora, rasoio efficace, però sarà che con i settaggi si fa sempre un po' di difficoltà, ma in questo caso almeno così a pelo lo sto sentendo molto dolce, ma può essere anche il tipo di geometria, non sarebbe la prima volta che nel verso del pelo sento un rasoio dolcissimo e dopo arrivo al contropelo ed è un massacro. Sapone ha praticamente ammorbidito il pelo in una maniera incredibile. Per dire, l'altro giorno nella fretta Naked con Era 41 e ho usato il Tabac come sapone, cioè mi sembrava di radarmi a secco, sentivo tutto il pelo tirare come se non fosse per niente ammorbidito. Invece in questo caso, un pochissimo montaggio perché non ci ho perso neanche tantissimo, praticamente non sento la lama, non sento il pelo tagliare, mi sembra di passare su un viso senza la meta già rasato, una roba. Quindi questo è anche grazie al sapone, senza dubbio. Mamma mia, che buono! Ecco, chi cerca la classica colonia agrumata su un set da rasatura con una potenza veramente notevole, eccolo qua, verde agrumato, però buono, buono, bello, bello, bello intenso, perché tante volte gli agrumati sono così debolucci che a me mi annoiano. Ecco, queste mi annoiano, questo non ti annoiano. Oh, guardate, passo la lama e c'è ancora parte del sapone sotto. Avevo grandi aspettative, sono sincero, e vediamo dove andiamo a finire. Forse qua mi sono acciaccato, ma è stato perché mi ha dato una sicurezza il rasoio, il sapone, che ho fatto la manovra del secolo. Sai, no, quando vi viene voglia di... Cioè, ragazzi, io non sto sentendo nulla in viso, è una cosa quasi incredibile. Allora, quando non senti proprio nulla, ti viene voglia di fare le manovre da eroe, no? Infatti qua che c'ho il bubulone non l'ho neanche portato via, qua ho fatto tipo una manovra, la schinca del... Ho fatto una derapata praticamente. Ho proprio sentito...
la lametta a penetrare la pelle. Mamma mia, che... Che rasoio, ma che sapone anche. Miseria. Posta rasatura. Vabbè, vediamo quando finisco bene il contropelo. Ho già fatto delle zone in contropelo, anche per capire un po' il rasoio. E il sapone fino a dove mi proteggesse tutta la parte di qua, e vi dico che, ragazzi miei, questo sapone qua è una roba micidiale. Adesso l'altro non l'ho sentito, non so che profumazione abbia. Qualcuno dice che non è potente, ma io non l'ho provato, quindi non posso giudicare una cosa che non ho provato. Questo è un agrumato veramente, veramente buono. Sparatissimo. Almeno nel sapone. Mamma mia, ragazzi, che profondità. Stavo attento perché questo rade, no? Solo in BBS, ma qua vai sotto pelle, sul serio. Mamma mia, tanta roba ragazzi. Spero che un giorno facciano anche l'aftershave alcolico. Perché per adesso c'è solo il balsamo. Mamma mia, come spinge forte questa profumazione. Chi è appassionato di colonie inglesi, di agrumati tipo 47, 11, roba del genere, questa lì si li mangia tutti, questa. Proviamo il balsamino. Non ne ho messo tanto, comunque il produttore mi ha detto di non metterne troppo. Allora, sul balsamo la profumazione si sente, ma non sarà mai come un splash alcolico, c'è poco da fare. Cioè. Posto la rasatura del sapone micidiale, ve lo dico già, cioè, si sente già da una passata all'altra che hai la pelle di una morbidezza mostruosa. E qua mi sono acciaccato io. Oh, non mi sono neanche riaperto questo qui che mi ha sanguinato per la giornata l'altro giorno. Adesso un sciacquo. Di balsamo ne ho messo poco, veramente poco, ed è sufficiente. Allora, cioè dal BBS che ho è un rasoio, questo qua è una mannaia, ragazzi, cioè nel senso,
È dolcissimo, però appena trova qualcosina, questo porta via tutto. Quindi pelli molto delicati, mani non allenate, asperità del viso, cose del genere, questo qui porta via tutto, 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 tutto. È un rasoio che non... È fantastico, questo mi è piaciuto molto, bilanciatissimo, fatto bene, veramente bello bello, però è un rasoio che vi dico la verità, io personalmente per il mio tipo di rasatura, pelle e via dicendo, non prenderai mai, vi dico la verità, perché si sente che ha una dolcezza che ti dà poco feedback, però vi porta un risultato mostruoso. Invece parliamo del sapone. Ragazzi, è veramente una bomba, cioè è un vegetale di alto livello, c'è poco da fare, lo si sente nel post rasatura. Io vi dico, i balsami non mi fanno impazzire, ne ho messo poco, però già sto sentendo la pelle che se l'è mangiato, ho la pelle di una morbidezza mostruosa. Mi sono un po' assuefatto alla profumazione, nel senso che è molto molto esplosiva, ti brucia un po' il naso addirittura, perché si sente proprio forte, forte. Quindi vedrò la persistenza, magari fra un paio d'ore, 2 o 3 ore che torno a casa, dico a mia moglie, annusa qua, dimmi se senti o non senti, però profumazione agrumata, cioè durante la rasatura ve la godete 300%. Super BBS, c'è cioè veramente di una profondità mostruosa, zero irritazioni, zero di tutto, è fantastico, fantastico, un bel prodotto che mai, un bel prodotto, e anche l'after, il balsamo, alla fine adesso si è già assorbito, quindi risultato veramente fantastico, lavorano bene, avevo delle grandi aspettative e sono state pienamente... qua mi sono proprio tagliato io facendo la skinca. Bene, ragazzi, mi è piaciuto. Non perché adesso arriva su Vanity, perché voi lo comprate, perché c'è il link. Non guardate in questo modo qua, è veramente una bomba. Io personalmente non so, ma perché non sono io amante dei balsami, anche se si sente, perché il balsamo l'ho già provato da solo, la profumazione comunque si sente. Il sapone è una bomba atomica. Il balsamo è un pochettino più leggero, a mio naso. Io non vado matto di balsami, quindi non so se acquisterei il set col balsamo, preferirei trovare l'aftershave alcolico, ma questo è un gusto mio. Comunque il prodotto, ragazzi, vi lascia una pelle da livello super, cioè veramente ho provato non tanti saponi e prodotti che lasciano un po' sta rasatura così. Protezione di altissimo livello. Scorrevolezza non è forza 100, ok, però c'è una protezione enorme, quindi basta chi vuole lo idrata un po' di più, c'ha la scorrevolezza, io ho preferito tenerlo protettivo e difatti cioè, non ho sentito la rasatura completamente, cioè poteva non esserci la lama sul rasoio. Bene ragazzi, vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, un abbraccio a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!